Bella ragazzi, ed eccomi tornato, sono Godsfrax con il 187esimo episodio del Road to Moab. Pezzi di merda. Questa è una Moab, Froci, l'ho presa, una settimana di studio, tipo, a casa non ci sono stato mai. Arrivo a casa adesso, che so che è venerdì sera e sono le ore 20:015 per la precisione. Arrivo a casa, prima partita, vabbè qua un fail col cinema, però sti cazzi. Arrivo a casa, prima partita proprio, ho detto usiamo un po' il Barrett così. E boh, Moab col Barrett. Cioè uno dice, hai già preso una Moab. Beh, usi l'MP7, sei bimbo truzzo, ascolti Justin Bieber, One Direction. Queste cose così va benissimo. Cioè, per prendere Moab magari live l'MP7 è giustificato, roba del genere. Cioè, non avrei mai pensato di poterla prendere col Barrett. Cioè, io sono il re, cioè esistono i re delle Moab, tipo Verax, Karma pure, porco due. E io sono il re dell'anti-Moab, cioè la Moab mi ripudia proprio come persona. Eppure oggi mi ha regalato, oggi la Moab me l'ha data, ragazzi. Me l'ha data e me l'ha data con un Barrett figa. Cosa molto piacevole per chi lo prende, diciamo così. Comunque, non sono frocio. vabbè, ovviamente rispetto agli omosessuali. E a chi crede in Dio. Vabbè. Comunque, qua intanto avevo preso specialista. Poi mi ammazza un Predator cercando di uccidere qualcun altro. E poi, vabbè, ci saranno un po' di fail e roba del genere. Comunque, morirò questa volta. E poi, non a questo, perché so, io ho ficcato il mio coltellino in bocca. Ma questo qui che mi ha ucciso, anche quest'altra. E poi, ecco, da qui si inizierà, insomma, si andrà in serie con il Barrett. Ora non so bene quante kill ho fatto con il Barrett, ma come secondaria, come avrete visto, avevo la Magnum col coltellino da lancio, quindi vuol dire non c'avevo manco l'MP9, quindi manca di, sai, ne hai fatte 10 con l'MP9, hai 13 col Barrett. La mob l'ho presa, poteva essere una doppia mob perché l'ho presa coi non vi preoccupate, non sto dicendo che avrei preso veramente due mob, ma che avrei potuto prenderla perché c'era la con gli assist, quindi non so se l'hanno patchata quella cosa, però tante volte me ne usciva un'altra. Un pippone a tre mani me lo sarei fatto. Comunque, questa è la serie, la volta che sto in serie, diciamo così. Ho fatto 4 kill per ora con il Barrett e andranno avanti, almeno a specialista arriverò pienamente con il Barrett, poi ci saranno un paio di spot che mi salveranno veramente. E mi scuso subito in anticipo se in alcuni momenti ho camperato. Però, cioè, cazzo volete? Cioè, io sto fa una mob col Barrett. Come minimo campero. Intanto qua gli hitmarker che volano peggio di Gesù Bambino quando lo lanci dal balcone. Qui un collateral. E quindi siamo a 7 kill con il Barrett. Yes, io troppo pro. Ihihi, tunstunz. Intanto forse mi hanno salvato il culo un paio di volte qui da dietro, però vabbè, va bene così. Questa è una mappa che, insomma, nella quale molti giocano con le mitragliette, ma io non ve le consiglio affatto perché a parte un paio di posti della mappa, che sono anche i più concentrati, diciamo, da tutta la gente, la mappa si svolge su bene o male lunghe distanze o medio-lunghe distanze, anche se non sembra. Però vi assicuro che è così perché o sono corridoi molto lunghi, o ad esempio qui, no? Cioè laggiù su B con un MP, per esempio, non avresti mai potuto uccidere nessuno e neanche sognare. Qui guardate questa scena che è epica. Cioè, questo era Nabbo. Questo era Nabbo. Io ho sparato 4 colpi di Magnum, però lui era più un Nabbo. E quindi ora mi metterò in questo spot dove farò gran parte delle kill. Comunque, qui intanto abbiamo avuto una coltellata, quindi le kill penso che saranno. Chi saranno? Non lo so, non le ho contate. Ditemelo nei commenti, fatemi questo grandissimo piacere, così poi cambio il titolo del video e ma che cazzo me frega, metto Mob col Barrett e Gesù Bambino. Questo qua, questo spot qua, insomma, dove c'era lo spondi bravo davanti. Comunque ditemi nei commenti, scusa, io mi perdo nei discorsi perché sono dislessico e sto passando le mie ore della vita a studiare perché fino, cioè domani, cioè domani, oggi per chi vede video sabato 16. Ho gli esami alle ore 17 alla scuola Istituto Gino Manieri di Roma. Vabbè, ma voi non mi frega cazzo. Quindi se volete venirmi a supportare, potete venire. Non è vero, non venite. E poi lunedì ce l'avrò altri esami. Quindi tipo questi giorni non giocherò proprio per niente. Cioè io ve lo dico, fino a lunedì non vedrete più un video. Perché devo studiare. Cioè sabato ci avrò un'interrogazione su italiano. Cioè domani o oggi.
italiano, fisi, no, italiano, latino, insomma, anche materie su cui mi interrogano, pensate un po' a voi, italiano, latino, storia dell'arte, filosofia, e italiano, latino, storia dell'arte, e storia, e poi lunedì matematica, fisica, e scienze, biologia, chimica, quella roba là. E quindi insomma sarà proprio cioè, 2 giornate veramente troppo piene. Non lo so, cioè adesso c'ho avuto io il tempo, sono uscito oggi pomeriggio e dopo le ore di studio mi sono concesso un paio d'ore con i miei amici. Vado, insomma, torno a casa alle 9, quindi tra una mezz'oretta devo già stare da un'altra parte, quindi devo uscire presto, devo uscire, faccio il commento, riesco stasera, vado a ubriacarmi dopo questa bella mob. E quindi insomma si sta insomma sta che cazzo sto dicendo? Vabbè, insomma arrivo a casa, accendo l'Xbox, prima partita, bam, mob col Barrett, spengo l'Xbox, cioè registro la partita, spengo l'Xbox e bestemmio come al solito. No, ho bestemmiato dalla gioia, per una delle poche volte che questo gioco mi ha fatto bestemmiare dalla gioia. Comunque rimarrò poi la mob, la prenderò in questa zona qui. Tanto qui un paio di sculate, ma ragazzi, se volete prendere una mob, soprattutto con un Barrett, vi assicuro che ci vorrà una buona dose di fortuna. Cosa che comunque io non mi sarei mai aspettato una mob col Barrett, perché non solo non prendo le mob, come ho già detto, ma e non solo è difficile prenderla col Barrett, e non solo io non sono forte con il cecchino, ma era pure la prima partita del giorno, quindi ero handicappato. Cioè io le prime 2 partite faccio 6,50, cioè non... Poi magari escono degli highscore. 6,50 le prime partite, cioè faccio schifo. È la prima partita così, cioè quindi se vedete magari qualche volta un po' di fail che ci sono stati, e vi assicuro che ce ne saranno altri, non vi scandalizzate, ma ecco, era la prima partita del giorno, quindi non avevo neanche la piena fluidità, diciamo, nelle mani. Comunque, mi pare che ora mi butterò lì sulla scalina. Avevo preso già l'MP9? No. Vabbè, qui comunque più avanti raccoglierò un MP9 da per terra, che userò per fare una kill, penso. Comunque, insomma, ho fatto, ecco, una coltellata e una con la MP9. Ma poi il resto delle kill sono state fatte con il Barrett. Quindi è una partita piacevole da vedere. Ve la lascerò tutta, non come molta gente che, insomma, fa vedere la mob, pam, uccisione multipla, e poi la leva, finisce il video perché non gli va di parlare sostanzialmente. Comunque, e ve la lascio tutta perché alla fine è una bella partita, finirà anche con un buon score, un sotto le 10 morte, sopra le 40, sopra i 10 morte, che so, napoletano, sopra le 10 morte, cioè sotto i 10 morte, sopra i 40 kill, quant'altro guardate. La cacca. Poi mi sono fatto la cacca sotto. Ho detto porco due, poi mi sono reso conto che bam, ne mancava una alla morte, quindi sarei potuto morire come un perecottaro che porta le caciotte ai laziali, ma non è stato così. Quindi qui tanto bam, uccisione multipla, non ci si crede. Di solito con le mob faccio le doppie oppure tipo una e un assist, non si sa come cazzo, però di solito va così. Di cosa stavo dicendo? Allora, poi devo dire 2 cose importantissime. Come avrete visto dall'inizio del video, la mia intro è nuova, non che non mi piaccia più quella che ha fatto coso, la Sargatanas, anzi quella è pure epica. Però questa poi, però dopo un po' iniziava a stufare perché, voglio dire, è sempre la stessa. Quindi ogni tanto così cambiare non nuoce a nessuno. Quindi ho detto, mi metto, insomma, questo, infatti, già l'avevo chiesto un po' di tempo fa. Mi hanno fatto questa intro che è a dir poco fantastica, come avrete visto. Se non l'avete vista o se non ve ne è fregato un cazzo, andatevela a rivedere. Ma non solo, andate immediatamente a passare nel canale di questo grafico, che non è un grafico qualunque, ma è il grafico dei gods, quindi è il grafico proprio, punto e basta. Quindi vi lascerò il link in descrizione. Inoltre, un aggiornamento molto importante è successo per i fan, quindi per voi dei gods, che è stato chiuso il Gods Fans and Friends, e non perché ci annava, ma perché abbiamo aperto una pagina pubblica dei gods, dei fan, insomma. Quindi vi lascerò anche il link di questa pagina in descrizione. Vi prego proprio amico romano bestemmiatore, di passare sia nel canale, ma soprattutto di iscrivervi a questa pagina. Non iscrivervi, che cazzo dico? Soprattutto di passare in questa pagina, tanto non ci mettete niente. Un mi piace, vedete i nostri video, insomma, in anticipo, saprete anche qualche news, cose del genere. Quindi
vi consiglio di andarci, di farci un saltino, diciamo così. E, insomma, sarebbe veramente epico. Fateci crescere, aiutate a farci crescere anche perché di fans ce ne abbiamo tanti e sarebbe bello se tutti quanti ci sopportassero. Al massimo ci motiverebbero molto di più ad andare avanti, insomma, in questo mondo bestemmiatore. Comunque, la partita è finita praticamente perché ora mi pare che risorgerà Gesù, ma poi come al solito morirà e ci farà perdere la nostra partita per un 200 a 196. Qui intanto c'è la mia ultima quasi kill, come potete vedere, il mio ultimo perk preso Invisibilità Pro. Vi saluto, vi dico alla prossima, ragazzi. Statemi bene o statemi male, ma statemi sincronizzati sul canale. E spero comunque che mi stiate bene sincronizzati sul canale. Quindi, bella ragazzi, ci sentiamo alla prossima.